Grande fratello, Michael Terlizzi, le ultime dichiarazioni del padre Franco. L'ingresso di Michael Terlizzi nella casa di Cinecittà non è certo passato inosservato ai più. Difatti, il giovane ha conquistato tutti i telespettatori per la sua educazione e gentilezza. E proprio a tal proposito suo padre Franco Terlizzi, in un'intervista a 361 Magazine, ha dichiarato: "È difficile non voler bene a Michael. Se qualcuno parla male di lui è perché è uno STR asterisco asterisco so. A lui non piace litigare, poi c'è sempre qualcuno pronto a mettere zizzania. Proprio come era successo a me. Insomma, il padre Franco si è schierato dalla parte del figlio Michael Terlizzi, andando contro chiunque potrebbe attaccarlo in futuro, mettendolo in mezzo in strane situazioni. E chissà se queste sue parole potrebbero essere rivolte anche a Imparato, il quale, in questa prima settimana nella casa del GF 2019, è riuscito a mettere in crisi suo figlio. Michael Terlizzi al GF 16, i consigli che gli ha dato il padre Franco. L'ex naufrago della penultima edizione dell'Isola dei Famosi, Franco Terlizzi, ha rilasciato un'interessante intervista al portale diretto da Alfonso Signorini. In questa occasione l'uomo, ovviamente, ha parlato di suo figlio Michael Terlizzi, impegnato al momento ad affrontare come concorrente la 16ª edizione del Grande Fratello. E l'uomo, dopo aver confessato di essere molto orgoglioso di quest'ultimo, ha anche rivelato quali consigli gli ha dato per affrontare al meglio questa esperienza televisiva, asserendo schiettamente: "Gli ho detto di essere solo se stesso. Gli ho detto che aveva bisogno di andare via da casa, di staccarsi da noi per farsi le ossa. Io volevo che lui si mettesse alla prova." In effetti Michael Terlizzi si è fatto conoscere proprio per quello che è. E il pubblico a casa ha apprezzato molto, diventando ben presto uno dei preferiti. Potrebbe vincere il GF 2019. GF 16, Michael Terlizzi si sfoga dopo la puntata di ieri. Per Michael Terlizzi, inutile girarci troppo intorno, la prima settimana passata nella casa più spiata dagli italiani è stata particolarmente complicata per via delle varie insinuazioni che ha fatto Christian Imparato sul suo conto. Tuttavia adesso pare che il concorrente del Grande Fratello 2019 sia riuscito a superare questo suo momento assai difficile, e nell'ultimo dei time andato in onda su Canale 5, in confessionale, ha rivelato: "Adesso sono veramente felice, non vedo l'ora di fare questa esperienza meravigliosa, sono carichissimo. Cambiando invece un attimo argomento, poco fa in casa c'è stato un duro scontro tra la Vignali e Lende. Uno scontro che ha acceso molto gli animi dei vari concorrenti, i quali si sono schierati senza se e senza ma dalla parte della giocatrice di basket. Come andrà a finire questa vicenda? Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.